Bentrovati, eccoci l'informazione di Teriblea sul canale 13 e sul canale 110. Come vedete alle mie spalle c'è anche la possibilità di seguire da qualunque parte del mondo il nostro telegiornale online, digitando teriblea.it o anche teriblea.com, sono tutte e due la stessa cosa. Che vuol dire? Vuol dire che se vi trovate fuori dalla nostra provincia, se avete voglia di vedere le trasmissioni dell'Iblea, basta digitare e si vede, vi assicuro, bene, la qualità è ottima e si può seguire. Poi ora ci sono anche queste televisioni nuove, Smart TV, dove è possibile trasferire il telefonino sul televisore e quindi vanno molto di moda anche in vista del cambio generale che ci sarà alla fine di quest'anno con i canali. Infatti vi sarete accorti che nel vostro televisore molti canali non ci sono più, o meglio, c'è scritto, guardate, che fra qualche mese non si vedranno più, molti canali scompariranno perché il digitale terrestre 2, quello che dipende dal 5G, è già in via di crescita esponenziale e quindi fra un po' funzionerà. Quindi il fatto di avere la possibilità di seguire Teriblea sul web è una cosa, credo, interessante. Quindi teriblea.it o teriblea.com. Vi annuncio che parleremo delle elezioni a Ispica. Abbiamo notizia che a vincere è stato Innocenzo Leontini, l'ex deputato, ex sindaco, quindi è tornato Innocenzo Leontini, è stato un testa a testa. Vediamo se nel corso del telegiornale ci arriverà la telefonata, perché abbiamo già organizzato una video telefonata. Non sappiamo però nel festeggiamento se sarà possibile trovare un minuto per intervistarlo. Cambiamo argomento, meglio iniziamo con la questione del Covid. Perché avete sentito che ci sono delle novità, a parte la enorme confusione che secondo me questo governo sta creando. Io credo che solo per questo bisognerebbe mandarli a casa. Io sono dell'idea che Conte e compagni dovrebbero andare a casa. Perché? Perché, vedete, non c'è nulla di peggio dell'essere guidati da qualcuno che non sa che cosa fare. E la storia si può anche capire nella vicenda del calcio. È una stupidaggine il calcio, ma può essere mai che c'è una partita come Napoli-Juventus che non si sa bene se sarà valida o non sarà valida, se conta l'ASP che dice tu non puoi partire perché hai i contagiati, o conta la Federazione Gioco Calcio che dice no, domani la Juve gioca e tu giochi. Sono delle cose che dimostrano come siamo incapaci e incompetenti di governare una nazione, soprattutto quelli che purtroppo non hanno né un consenso politico, come appunto il Premier Conte, che fa il pupo di Pezza, secondo me, e che quindi riesce ogni tanto, gli dicono facciamo questo nuovo decreto, e facciamo il nuovo decreto che crea ancora più confusione. Ora, qualcuno dice: a che serve dire che dobbiamo mettere le mascherine se poi la gente se ne sta fregando altamente? A che serve dire chiudiamo alle 10 se alle 10 poi tutti restano davanti alla porta? Pensate, oggi c'erano, ieri, domenica, c'erano 32 gradi di giorno e di sera, sembrava davvero una splendida serata, un po' nuvolosa, però ci stava benissimo. Ai ragazzi dice vattene a casa alle 10, quelli non se ne vanno a casa, non gliene frega niente che non c'è il locale, anzi meglio, perché risparmiano, si siedono fuori tutti quanti e passano tempo. A che serve queste cose? Dobbiamo trovare un sistema giusto, perché ora sentirete l'intervista con il manager Aliquo. È una questione di intelligenza, è una questione di testa. Perché è inutile continuare a frequentare i locali non mettendo la mascherina e poi ci si lamenta perché succede qualche cosa e i numeri stanno crescendo in modo esponenziale. Intanto stiamo riuscendo a controllare questa situazione,
ma c'è il rischio che vada molto oltre e che quindi bisogna davvero intervenire. Allora, abbiamo raggiunto per telefono, e noi lo ringraziamo perché Angelo Liquo, il direttore generale dell'ASP di Ragusa, mostra sempre una grande sensibilità, una grande disponibilità nei confronti dei media e della nostra emittente, e serve anche a parlare con la gente. È un messaggio, un videomessaggio che fa Angelo Liquo. Partiamo dalla domanda. Allora, queste nuove disposizioni, come li vedi? Come si vedono? Vediamo l'intervista. E allora, torniamo a disturbare il direttore generale dell'ASP di Ragusa, poi facciamo il resoconto di settembre, i primi di ottobre. Allora, direttore, siamo di nuovo in lockdown, secondo voi? Com'è? No, sicuramente in questo momento non siamo in lockdown, però certamente abbiamo serie preoccupazioni. Se abbiamo ripreso prima ad avere prima delle altre province, adesso siamo di nuovo in una condizione che ci vede con meno ricoveri, con meno pazienti, meno pazienti positivi rispetto alle altre province, ma non è certamente una consolazione perché dobbiamo fare un ragionamento in termini regionali. Al momento, anche da noi, però, purtroppo siamo andati ben oltre i numeri della prima fase. Abbiamo al momento attuale più di 100, 130 positivi, considerando che poi ci sono pure quelli già guariti, il numero è molto più elevato. E soprattutto quello che mi preoccupa sono numeri crescenti in pochi giorni in alcuni comuni, come Vittoria, per esempio. Ma anche le scuole. E sì, sono legati fondamentalmente alle scuole. Poi c'è chiaramente molta preoccupazione, per cui anche un semplice raffreddore viene sospettato essere un caso di Covid, per cui considerate che su qua, ogni, ne ho fatto un conto, però Vittoria e Ragusa praticamente si pareggiano, sono tutte e due le città con una quarantina di casi di positivi, Vittoria soprattutto legati alle scuole, e in ogni città ci sono per 40 positivi, ci sono da 500 a 600 casi di persone che vogliamo controllare, perché facciamo appunto un sistema di cerchi concentrici attorno al paziente positivo, alla persona positiva, per cui è chiaro che dobbiamo controllare tutti i loro contatti. È un lavoro che ovviamente aumenta sempre di più, giorno per giorno, è una pressione E allora, piuttosto alta. direttore, andiamo per ordine. Situazione per esempio delle sale di rianimazione, cioè lì come siamo combinati con l'ospedale Covid? Al momento non c'è nessun problema, Non c'è c'è un da. piano, chiaramente. Abbiamo un solo paziente in terapia intensiva, che è un problema in sé perché abbiamo pochi anestesisti, per cui abbiamo rallentato le attività di normale amministrazione al Giovanni Paolo II. Poi abbiamo alcuni pazienti in malattie infettive, domani dovremmo dimetterne circa o 4 o 5, ne abbiamo in questo momento, se non ricordo male, 7. Per cui alcuni sono già da tempo asintomatici, ma continuano a essere positivi dopo diversi tamponi, anche se debolmente positivi. Per cui abbiamo trovato sempre all'interno dell'ospedale la foresteria dove possiamo accoglierli con un regime di assistenza non sanitario, quindi come se fosse un albergo, ecco. E quindi liberiamo Un po' di letti posti. della. Ma Eventualmente possono avere dei problemi. ricordiamo che l'asintomatico comunque può infettare, questo è, anche se Sì, asintomatico. infatti saranno isolati, ci sono persone, per esempio chi era ospitato in una casa di riposo e magari adesso non è più da ricovero perché le sue condizioni generali sono migliorate, ma è sempre positivo. Noi evitiamo di riportarlo in casa di riposo o in famiglia, lo teniamo noi, lo accudiamo con un tipo di assistenza meno intensivo, ma ce ne prendiamo cura fino alla fine, è ovvio. Ecco, le misure che sono state a livello nazionale già annunciate, mascherina, cioè, voi come la vedete questa cosa?
Beh, guardi, io penso che noi possiamo annunciare o fare mille disposizioni. Il problema è che non si rispettano poi, se rispettano. Io sto venendo in questo momento da Catania, mi sono fermato un momento in una stazione di servizio. Oddio, ci fosse stato uno con la mascherina. Ora mi consola poco che non fossero in provincia di Ragusa, ma che fossero nella provincia di Catania. In ogni caso, per noi sono in Sicilia e sono italiani. Non c'era uno solo degli avventori, eravamo soltanto io e un'altra persona che era con me, con la mascherina, ci hanno guardato come se fossero stati degli alieni. Insomma, alla fine noi possiamo dire che dobbiamo mettere le mascherine pure a casa nostra, ma il problema è rispettare quelli che sono le norme, quelle che sono le ordinanze. Che a Se quanto tutti pare la stessero gente, la gente non ha tanta voglia di rispettarli. Mi pare che sia evidente, insomma, non c'è bisogno che ve lo dica io. Certo. Direttore, un'altra cosa. Questa seconda ondata, cioè voi l'avete un po' studiato da che cosa deriva? Avete fatto indagini epidemiologiche, il siero, compagnia bella. Secondo voi è come dicono, il residuo dell'estate, le scuole, cosa sta accadendo? Perché eravamo riusciti a fermarli. Ma sono un po' di concause, è chiaro che adesso andrà anche peggio perché noi l'anno scorso l'onda l'abbiamo presa a marzo, per cui ci è andata benissimo, che non ha coinciso Con il con freddo. l'epidemia, diciamo, con il periodo dell'influenza. Adesso l'influenza entra proprio in questi giorni, entrerà in questi giorni, per cui ci sarà chiaramente un allarme maggiore e si troveranno molti più casi. È ovvio che comunque non c'è un solo fattore che abbia scatenato questo aumento dei casi. Ci sono le scuole, certamente, ci sono tante concause, i flussi turistici in entrata e in uscita, nel senso che qualcuno si è andato a prendere il Malta o in Grecia o in Spagna e qualcun altro invece è venuto magari da altre province portandolo. L'ultima cosa, direttore, l'influenza. Dice che c'è il vaccino per l'influenza. Come funziona? Cioè l'avete? È distribuito? È gratis? A chi tocca? Com'è la situazione? Sì. Proprio oggi abbiamo fatto un comunicato, appunto dando tutte le informazioni necessarie. Domani sono in privato sui vaccini, arriveranno anche le future. Non credo ci sia stato un allarme, viene distribuito con regolarità, non c'è un allarme vaccino, si trovano, se non si trovano si troveranno da qui a breve. Oggi, 5 ottobre, inizia la campagna vaccinale, per cui piano piano contiamo di fare, e neanche tanto piano. E conviene farlo. Non perché ve lo dica io, ma perché lo dicono fior di scienziati. Io mi adeguo a quelle che sono le disposizioni e ci credo, e ho fiducia nel sistema sanitario italiano e in quello che mi dicono persone certamente preparate. Va bene, grazie al direttore generale Grazie. dell'ASP di Ragusa. Ci sentiamo, magari a parlare Quando con meno preoccupazione. Grazie, direttore. volete, sperando di non annoiarvi. No, grazie Arrivederci. direttore. Questa è Teleiblea. Insomma, è chiaro che se nessuno rispetta le prescrizioni è difficile fare questa battaglia. Anche i ragazzi, oggi sentivo in radio, c'era un professore che diceva, guardate, purtroppo il contagio si vede fra 8-10 giorni, cioè quello che accade oggi si riscontra fra 8-10 giorni, non è che è immediato. Io oggi sono stato al bar e domani c'è un contagiato. Non è così. Oggi uno è a contatto, ma anche in modo assolutamente inaspettato. Ma il contagio lo vedrà, i sintomi li vedrà fra 7-8 giorni. Quindi siamo ancora di fronte ad una campagna
crescita che potrebbe essere pericolosa. Diceva questo professore, i ragazzi sono quelli che in questo momento creano il maggiore pericolo. Ora non so se potrebbe anche essere giusto tenerli tutti a casa, ma non credo che si possa fare, naturalmente, perché è una follia. Ma sono proprio i ragazzi che veicolano il contagio e che poi lo portano a casa. Perché giustamente vanno a scuola, stanno con gli amici, non portano la mascherina, vanno incontro, bevono, e poi tornano a casa e contagiano i genitori, contagiano i nonni. Questa è la situazione che farà crescere in modo pericoloso il numero dei contagi. Bisogna intervenire, ma devono essere i genitori ad intervenire, costringendo i ragazzi a un comportamento che sia un comportamento anti-Covid, perché sono loro i genitori che rischiano più di tutti. Sono loro che rischiano più di tutti. Io non so come possiamo fare a dare queste comunicazioni, sempre più pressanti, e non so chi riuscirà a comprenderlo. A proposito di vaccini, diceva giusto il manager Aliquo che c'era un comunicato. Effettivamente il comunicato è arrivato alle 20, quindi poco prima dell'intervista, lo stiamo controllando. Allora, dice che la vaccinazione alle categorie previste sarà offerta in forma gratuita. Quindi questo è importante. Da parte dei medici curanti e dei pediatri. Solo nel caso ci fossero problemi, la vaccinazione può essere richiesta dietro presentazione di ricetta medica presso gli ambulatori vaccinali, eccetera, eccetera. È chiaro che le categorie a rischio, le abbiamo dette, sono le persone anziane, sono quelli che lavorano a contatto con la gente. Dunque, oltre ad essere raccomandata la vaccinazione antinfluenzale, sarà gratuita per alcune categorie di persone. A proposito, potete andare a controllare il sito dell'azienda o la pagina Facebook per avere maggiori informazioni. E poi sono previsti anche degli appuntamenti durante le manifestazioni dove ci saranno dei banchetti con dei medici che spiegano tutto. Perché è importante vaccinarsi, lo avete capito, non tanto perché il vaccino blocca il Covid, assolutamente no, perché è un'altra cosa, ma il vaccino fa in modo che non ci sia l'influenza normale, in modo che non si confonda, e quindi quando uno ha l'influenza normale non si preoccupa di avere il Covid, perché col vaccino l'influenza normale non la prenderebbe. Questa almeno è la situazione. Quindi tutti dicono vacciniamoci per l'influenza e sembra un'ottima cosa. Detto questo, lasciamo da parte la vicenda del vaccino e andiamo a parlare di un'altra cosa che era stata più volte segnalata e che si è dimostrata, come sempre accade dalle nostre parti, un flop quando si tratta di utilizzare il sistema online per tutte una serie di cose. Vi ricordate i giovani quando dovevano essere iscritti? Ma che cazzarola vuol dire il click day? Cioè, com'è possibile che si faccia una cosa che dipenda da una specie di gara al pulsante? Ma è assolutamente folle. Io credo che solo una regione di babbasonazze possa concepire una cosa del genere. Se io ho bisogno di un aiuto economico, io ce n'ho bisogno anche se non arrivo prima. È che ho bisogno sempre. Allora, vediamo quali sono i fondi, vediamo quali sono le caratteristiche per poter accedere e poi faccio la regolare domanda, che c'entra solo in quel momento alle 9, alle 9 e un minuto. E poi è chiaro che è successo, come è scritto qua, che come era stato annunciato, il click day è stato un flop. Ora il presidente della regione è incavolato come una bestia e ha capito che qualcuno su questa vicenda non ha saputo comportarsi nel modo giusto. Addirittura è possibile fare una causa, cioè intentare causa, chiedere i danni alla TIM, perché tutto quello che doveva essere un sistema straordinario si è rivelato una stupidaggine. Intanto è stato rinviato tutto a giorno 8. Allora ne continuiamo a parlare, però noi abbiamo un video con cui il presidente di Confcommercio, Gianluca Manenti, presidente di Ragusa, ma anche presidente regionale, in questo momento spiega quello che è accaduto e ribadisce le preoccupazioni che c'erano state, con le quali si era più volte pregato
chiesto di rinviare questo click day, perché ci sono tutta una serie di difficoltà, e di procedere in un altro modo. Vediamo questa breve dichiarazione. Oggi era il giorno del click day, ma il portale allestito dalla Regione Sicilia è già andato in tilt, come tutti sappiamo. Le aziende oggi avrebbero potuto usufruire del cosiddetto bonus Sicilia e non hanno avuto neppure l'opportunità di partecipare, di poter inoltrare la propria istanza. Queste preoccupazioni che avevamo già manifestato nei giorni scorsi, anche con l'incontro chiesto con Turano e i tecnici, si sono purtroppo concretizzate. È tutto per quanto risulta dallo stesso portale, è stato rinviato l'8 ottobre, cioè giovedì, sempre a partire dalle 9. Tutto era stato da noi previsto, e la Regione non ci ha ascoltato. Insomma, avevamo sollecitato la variazione del bando e ora quanto accaduto ci conforta, tra virgolette, ancora di più circa la fondatezza delle nostre sollecitazioni, che del resto traggono spunto dalle indicazioni che sono pervenuti dai nostri associati, dalle imprese nostre associate, e la maggior parte delle quali ha fatto registrare delle serie difficoltà. Per questo motivo accogliamo di buon grado l'audizione in Commissione Attività Produttive all'ARS, come da nostra richiesta, e che è stata fissata per mercoledì 7 ottobre alle 12. L'audizione si terrà in videoconferenza, è stata convocata dal presidente Orazio Ragusa e contempla la presenza, e speriamo che questa volta ci sia, dell'assessore regionale alle attività produttive Domenico Turano. Confcommercio Sicilia quindi torna ad intervenire sulla misura relativa al bonus Sicilia. Il fatto che l'utilizzo del click day determinerà l'esclusione di migliaia di piccole aziende che hanno ancora grandi difficoltà nell'utilizzo di mezzi informatici. Inoltre, non è accettabile che l'intervento di aiuto sia limitato alle sole aziende che hanno avuto l'obbligo di chiusura, dimenticando il fatto che sono molte le aziende che, anche se sono state autorizzate sulla carta per quanto riguarda l'apertura, non hanno potuto svolgere alcuna reale attività, oppure hanno dovuto fare i conti con cari non indifferenti, quindi paurosi. E in più è stato escluso chi non è in regola con il DURC, circostanza che va a colpire proprio quelle aziende più deboli, quelle che non ce l'hanno fatta. E quindi è indispensabile, piuttosto che possa essere adottato un sistema a riparto proporzionale, che non escluda nessuno e che non premi semplicemente chi è più veloce, chi è più preparato oppure chi è più fortunato. Manifesteremo queste nostre perplessità sull'iter seguito per il Click Day e auspichiamo che questa volta la Regione possa in qualche modo intervenire in questa lodevole iniziativa, ma che già avevamo sottolineato le forti criticità, risolvendo poi queste criticità che abbiamo già evidenziato e registrato. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità
e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Compagnia Godò vi invita il 25 ottobre alle 18.30 al Teatro Ideal per la conferenza spettacolo che presenterà la 16ª edizione di Palchi Diversi, con musica dal vivo e ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Inoltre, dal 12 ottobre ripartiranno i laboratori teatrali diretti da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna. Per informazioni chiamate i numeri o scrivete alla mail che vedete in sovraimpressione. Il teatro riparte! Giovedì 1 ottobre a mercoledì 7 arriva il sottocosto freschi in tutti i punti vendita CRAI Gruppo Radenza. Galbani, Galbanino 550 grammi a 3,79 euro. Buitoni, pasta fresca, ripieni, vari tipi a 1,49 euro. Grana Padano letto a 79 centesimi. Offerte valide fino a mercoledì 7 ottobre. CRAI Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Questo era il presidente Gianluca Marenti, ma su questa vicenda, dobbiamo dire, erano intervenuti molti, perché anche Nello Di Pasquale più volte aveva detto che non si poteva usare questo sistema. Intanto dobbiamo dire che ci sono due step particolari. Uno è che per entrare in questo portale occorre la famosa SPID, la chiavetta elettronica, che deve essere rilasciata dalla Camera di Commercio. Quindi tu devi andare alla Camera di Commercio. Vi ricordate, abbiamo fatto vedere un'intervista in cui dicevano che alla Camera di Commercio avevano aumentato le ore, andando anche nel pomeriggio, proprio per permettere a più gente di avere questa, ma vi assicuro che tante volte anche il fatto di avere la chiavetta è difficilissimo. Quando si entra nei portali bisogna ragionare come ragionano i portali. Vi faccio un esempio: per gli operatori, il registro degli operatori della comunicazione, il ROC, dove ci siamo noi come televisione, per fare tutta la documentazione ci è impiegato un mese. Perché è un casino, ma un casino pazzesco, risponde a quello, fa a quello, piglia il documento, una cosa pazzesca, e poi alla fine, dopo un mese, hanno accettato tutte le carte. Quindi si tratta di problemi organizzativi, dice, ma tutti stiamo andando verso il 2.3, 4.2, stiamo andando tutto verso il digitale, anche Teriblea è online, però ci vuole tempo e non puoi mettere questa realtà nel giro di 3 giorni per poter accedere a contributi che servono per andare avanti. Ora
Nello Di Pasquale questa cosa l'aveva segnalata, aveva anche segnalato il fatto che c'era molta confusione, che uno entrava nella sua pagina e si trovava altre aziende, quindi cliccava per altre aziende. Ora Di Pasquale chiaramente è soddisfatto che le cose siano andate male, perché lo aveva detto, c'è un rinvio, ma ha chiesto anche che si vada in assemblea per parlare di questa vicenda e per evidenziare la mala figura che è stata fatta. Ripeto che il Presidente della Regione ora ce l'ha con Tim, perché poi queste cose mica sono gratis, cioè la Regione paga una barca di soldi e paga i soldi e non riesce neanche a farlo, mi pare una cosa proprio scarzolina. Cambiamo argomento e torniamo. Voi ricordate che abbiamo fatto questa intervista con il sindaco venerdì scorso, una intervista che in pratica era una specie di risposta alle lamentele che erano venute da Lizio, che però, attenzione, Lizio non è che è uno solo, come diceva Lizio, intorno a lui ci sono altre 400-450 persone che hanno raccolto delle firme, quindi si tratta di un blocco di abitanti di Ibla che la pensano in un certo modo. La risposta poi di Lizio è stata, dopo l'intervista del sindaco, lapidaria, ha detto è la solita cosa, è il sindaco del faremo, ma non il sindaco del abbiamo fatto. Anche il Movimento Territorio su questa vicenda si è sollevato e ha convocato una conferenza stampa per giorno 11, mi pare. Ma nello stesso tempo anche il Movimento 5 Stelle, o almeno il consigliere Tringali, ha avuto occasione sulle pagine di un giornale di Ragusa Libera, prendendo spunto proprio dalla nostra intervista, a dire che il sindaco continua a parlare di soluzioni fantasiose quando invece alcune cose sarebbe facile fare. E su questo siamo rimasti. Ora invece c'è un intervento oggi del Centro Commerciale Naturale Antica Ibla. Ora, devo dire che il Centro Commerciale Naturale da un po' di tempo ha stretto dei rapporti con l'amministrazione, che sono rapporti di collaborazione, e devo dire che, secondo le male lingue, il sindaco, comunque l'amministrazione, abbia seguito più le indicazioni del Centro Commerciale Naturale che degli altri cittadini. E c'è stata una polemica. Quello vuole il posteggio davanti alla porta, quello non lo vuole, tutte queste cose qua. Quindi è chiaro che ci sono più fazioni a Ibla. Il centro commerciale riunisce un certo numero di attività, gli altri sono un certo numero di persone, perché poi l'attività è una cosa, ma anche chi abita è un'altra. Ora il centro commerciale plaude all'operato del sindaco, anche se dice che alcune cose si devono ancora fare, però è una voce a favore del sindaco. Ma è sempre così, non c'è dubbio, i sindaci sono fatti per essere criticati, poi lavorano sempre a futura memoria, e quindi questa è la storia dei sindaci. Di questo ne parleremo invece ora. A proposito di sindaci, vi avevo annunciato che c'era questa notizia che Innocenzo Leontini è stato eletto sindaco di Ispica. È un fatto molto serio, perché Innocenzo Leontini era da parecchi anni uscito dalla scena, completamente dalla scena, quindi ritorna e vince l'elezione. Noi l'abbiamo raggiunto per telefono in un momento, proprio qualche istante fa, il momento in cui sta festeggiando, quindi capirete che siamo in mezzo alla strada e c'è anche un po' di confusione. Vediamo questa intervista. Questa è Teleiblea. Allora, Innocenzo, allora, mi senti? Ciao Mario. Benissimo. Allora, siamo già in registrazione, va bene? Sì. Siamo nel telegiornale. Credo che, ecco, vai. Credo che la città abbia accolto le nostre indicazioni e il nostro programma per uscire fuori dal tunnel della crisi finanziaria, quindi per un risanamento, per una riorganizzazione burocratica, e soprattutto per un rilancio degli investimenti sul problema della valorizzazione turistica e culturale della città. Noi abbiamo insistito su questo,
abbiamo presentato un programma concreto. Soprattutto abbiamo sentito la popolazione ispicese manifestare sofferenza e abbiamo cercato di intercettare questa sofferenza con le nostre proposte. Lo abbiamo fatto con una meravigliosa coalizione di liste civiche, tutte molto brave ad essere persuasive nell'interlocuzione con la città e molto efficaci nel raggiungere in modo capillare tutte le porzioni del territorio ispicese. Grazie a questa miscela positiva di ingredienti, candidatura, coalizione e programma, abbiamo intercettato quella voglia di cambiamento e oggi possiamo dire di essere stati gratificati da un risultato straordinario che si accosta al 48% e che ci fa vincere subito al primo turno e ci consente da domani di entrare in campo e avviare l'attuazione del nostro programma. Innocenzo, c'è anche una soddisfazione personale. Si ritorna. C'è una grande soddisfazione personale perché dopo 8 anni ritornare in campo e ritornare come sfidante di un detentore, di un sindaco che è entrato in campagna elettorale utilizzando gli strumenti della pubblica amministrazione in modo abbastanza pesante, sia sul Covid che in altre direzioni, certamente era complicato e noi lo abbiamo fatto nel migliore dei modi e abbiamo avuto ragione. Abbiamo avuto ragione perché la percentuale che questa ragione ce la segna, ce la consegna, perché è una percentuale veramente elevata e che significa che questi anni di assenza non hanno intaccato comunque la stima, la fiducia e l'affetto della città nei miei confronti. E questo mi fa molto piacere perché mi riscatta di tante amarezze che in questi anni sono intercorse. Avremo occasione di parlarne, io ti faccio gli auguri, sei un nuovo sindaco di Ispica, poi avremo occasione di averti in studio appena riattaccheremo anche bene il trasmettitore per poter parlare a tutta la città. Grazie Innocenzo, grazie, auguri. Grazie. Allora, auguri a Innocenzo Leontini che, come abbiamo detto, torna dopo 8 anni. Non dimenticate che Innocenzo Leontini è stato probabilmente uno dei personaggi politici più illuminati della nostra regione e io lo dico, credetemi, con grande consapevolezza. Io ricordo che Innocenzo è stato capogruppo di Forza Italia, è stato alla guida della regione quando, diciamo, la politica era con, ricordate, Lombardo e compagnia bella. Poi ci fu quella stagione stranissima voluta proprio da Lombardo che fece crollare la maggioranza bulgara che aveva, quei 60 deputati, forse addirittura 63 su 90, fece crollare tutto, non so con quale strategia. Probabilmente era una strategia un po' strana che mirava all'accentramento. Lombardo creò tutta una serie di suoi commissari, dalle Camere di Commercio all'IRSAP, agli aeroporti, tutto perché pensava forse di poter gestire la Sicilia da solo. Questo è un errore. Allora Leontini torna, Ispica ha il suo sindaco nuovo con il 48%, ma dobbiamo anche dire che Muragli ha fatto un bel lavoro, anche lui ha superato il 40%, quindi vuol dire che siamo di fronte ad una realtà importante per l'opposizione e questo varrà al momento di fare la politica veramente. Un altro posto dove si voterà, non si è votato in questa tornata per un cavillo tecnico burocratico che parlava di un certo numero di giorni che dovevano trascorrere dal momento in cui c'era stato, insomma, lo scioglimento, praticamente per Vittoria la data fissata è a fine novembre. E quindi si stanno accendendo i motori. Devo dire che la campagna elettorale a Vittoria è abbastanza lunga perché erano partiti per il 4 di ottobre, poi ecco, si sono spostati al 22-23 di novembre, quindi i tempi sono... si sono allungati e quindi c'è anche la possibilità di affrontare tutti gli argomenti a Vittoria. Uno degli argomenti principali, non c'è dubbio, è l'ordine e la sicurezza, l'ordine pubblico e la sicurezza, ma anche sanitaria. Ultimamente le notizie di Vittoria, che sono
confermate sono del contagio, a parte che nelle scuole, parla detto Aliquo, anche di alcuni medici al Guzzardi, quindi anche lì è una questione di sicurezza, ma non c'entra la sicurezza quella per le strade, ma anche lì bisogna che Vittoria abbia un sistema un po' più sicuro. Per quanto riguarda invece la sicurezza, non ci dobbiamo dimenticare che Vittoria è una città dove qualcuno la chiama una città di confine. È vero, ci sono realtà, ci sono stati ultimamente colpi di pistola, accoltellamenti, ci sono zone off limits dove non si ci può andare. Lì deve intervenire anche la forza pubblica, l'ordine pubblico. Al momento che ci saranno un nuovo sindaco, certamente si farà questa battaglia. Lo si sta facendo, per esempio, a Ragusa, dove su pressione della politica, voi ricordate, sono stati messi a punto servizi straordinari di prevenzione e di controllo del territorio. Ci dicono infatti che gli obiettivi del dispositivo interforze concordato dal Comitato Provinciale, oltre alla verifica dell'attuazione delle misure anti-Covid, nell'ambito controlli e la prevenzione e la repressione di ogni forma di reato a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione al centro storico e alle zone residenziali. Parliamo centro storico di Ragusa. Continuano ad arrivare dei filmati, devo dire la verità, in cui si vedono persone che fanno cose che non dovrebbero fare in piena piazza, perché sul web queste cose girano. Però non c'è dubbio che controllare 283 persone, 141 veicoli, particolare interesse alla zona di Pianetti, dove sono stati effettuati controlli su luoghi di ritrovo dei giovani che talvolta arrecano disturbo alla guida pubblica. Tutto questo è un modello che deve essere anche riproposto in città, per esempio, come Vittoria. E quindi speriamo che questo si possa fare. Detto questo, noi chiudiamo il nostro telegiornale di oggi. Non c'è la pagina sportiva perché Gianni è dal dentista, quindi succede anche queste cose, e invece mettiamo la rubrica Work in Progress, che è una rubrica, come posso dire, amministrativa, economica, sindacale, e fa vedere alcune difficoltà che in questo momento assillano il nostro paese. Guardiamo, grazie per la cortese attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Work in Progress, durante la quale parleremo del riconoscimento ricevuto dall'INCA, che coordinerà i patronati CEPA, dell'aggiornamento a cui ha lavorato il sindacato dei pensionati della CGIL e di occupazione femminile. Ma iniziamo parlando di riforma fiscale. Da tempo si parla dell'abbassamento delle tasse e di riforma fiscale, ma quest'anno c'è davvero la possibilità di passare dalle parole ai fatti. E questo anche grazie ai 209 miliardi del Recovery Fund che arriveranno dall'Europa, di cui oltre 65 a fondo perduto. Una riforma fiscale è necessaria per la ripresa e per alleggerire la pressione sui ceti medio-bassi. Una riforma fiscale complessiva che abbia carattere della progressività, che riveda anche tutta la pletora di deduzioni, detrazioni, cioè che faccia anche un po' di ordine nel nostro sistema fiscale, che razionalizzi gli incentivi tutti e che rafforzi gli sforzi per contrastare l'evasione fiscale. Quello della lotta all'evasione fiscale è un punto saliente per un'economia solida. L'evasione è una piaga che ogni anno sottrae alle casse dello Stato e quindi a tutti i cittadini oltre 100 miliardi di euro. In pratica quasi 6 manovre annuali ordinarie. Sono 109 i miliardi annui che il Paese perde
Lo sottolineo perché tra l'altro questo sarà uno dei suggerimenti che l'Europa ci ha dato nel corso di questi anni e sarà una di quelle condizionalità positive per quanto ci riguarda che necessiteranno di interventi coerenti. Allora, per noi la riforma fiscale è un punto fondamentale di un processo generale che fa redistribuzione e giustizia sociale. Questo è il tema di fondo. L'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, valuta la situazione economica del nucleo familiare al fine di regolare l'accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie erogate da enti o istituzioni pubbliche. In generale, l'ISEE è utilizzato come base per fissare soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso a tali prestazioni o per applicare tariffe differenziate in base alla condizione economica. La situazione economica viene misurata in funzione di tre criteri: il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare, considerato nella misura del 20%, e infine una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. Per calcolarlo ci si può fare assistere dal CAF, che provvederà ad interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.pensionati.it o recarsi alla sede SPI o INCA più vicina. Il patronato CGIL recentemente ha assunto il ruolo di coordinatore del più importante raggruppamento dei patronati. Un ruolo fondamentale, soprattutto in questo periodo storico, assunto grazie alla professionalità e alle tante pratiche portate a buon fine ogni anno. Il CEPA è il raggruppamento principale di questo paese, raccoglie i patronati di emanazione confederale, i patronati di CGIL, CISL e UIL più le ACLI, ed è un raggruppamento che ha un'esperienza trentennale, esiste da 30 anni e lavora qualcosa come oltre il 65% delle pratiche lavorate dall'insieme dei patronati di questo paese. Sicuramente si tratta di una grande responsabilità che oggi più di ieri implica una relazione massima con il Ministero, con i principali istituti del Paese, penso all'INPS, penso all'INAIL, penso anche alle istituzioni locali. Ma quale sarà la linea che come patronato CGIL si intende dare al CEPA? Noi proveremo a sviluppare quella sinergia virtuosa che ci ha fatto attraversare questa fase, questi anni, perché riteniamo che con la collaborazione si possono risolvere i problemi. La vicenda Covid ha introdotto un tema, che è il tema della semplificazione. Non sempre il tema della semplificazione è stato tradotto in maniera coerente. Semplificazione non significa a volte qualità dei servizi, semplificazione non significa celerità dei servizi. Ecco, noi vogliamo lavorare per restituire alla semplificazione questi ruoli e lo vogliamo fare nella sinergia con il Ministero. Questo ruolo è anche un riconoscimento alla professionalità e al lavoro svolto da INCA in questi anni. È un riconoscimento che va nella direzione di affrontare con attenzione particolare quelli che sono, diciamo, i problemi che poi sono problemi comuni ad una rete di patronati che diciamo, è caratterizzata dal fatto di essere la rete più grande di questo paese. Sia INCA, INAS, ITAL e ACLI sono, diciamo, i primi quattro patronati nel paese e nel mondo. Ovviamente questa dimensione porta a farci osservare i problemi da una prospettiva diversa. Il consueto monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha mostrato che per l'anno scolastico 2020-2021 i genitori dovranno sborsare tra l'1,5 e l'1,6% in più per ogni figlio. In particolare aumentano i materiali scolastici e i libri di testo. Una brutta sorpresa in un anno già caratterizzato da molte incertezze.
Nei primi sei mesi del 2020 sono andati in fumo 818.000 posti di lavoro. Lo rivela la comparazione fatta con il 2019 dall'Osservatorio del Precariato dell'INPS. Secondo questa indagine, tra gennaio e giugno le assunzioni attivate dai datori di lavoro sono crollate del 42% rispetto al 2019. In calo del 32% anche le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. La pandemia ha costretto tutti a rivedere le proprie abitudini, ma anche a scoprire nuove possibilità di comunicazione. Questo è stato molto più impattante per i pensionati, meno avvezzi alle tecnologie. Anche lo SPI si è dovuto aggiornare con nuovi metodi per raggiungere i suoi militanti e per continuare a svolgere il proprio lavoro. Abbiamo dovuto riconsiderare intanto un rapporto diretto, seppur non a vise, con i nostri iscritti. Per cui il fatto di essere chiusi, intrappolati nella propria casa, non poter andare in sede, non incontrare le persone, ha stimolato l'idea di prendere i numeri telefonici degli iscritti che avevano, chiamarli uno a uno, chiedergli come stavano, che condizioni avevano. E questo è stato il primo effetto. Il secondo è stato quello di acquisire la possibilità, per esempio, di fare la domanda di pensione in via telematica. Per cui si è dovuto acquisire un po' di professionalità in più insieme al patronato per poter definire la richiesta di pensione, inviarla all'INPS, avere la risposta, ricontattare la persona. Ma il sindacato dei pensionati della CGIL ha capito che le tecnologie potevano dare una mano, che bisognava aggiornarsi per riuscire a rispondere alle esigenze di tutti. È stato un grande cambiamento non solo tecnologico, ma anche di rapporti. E questo ha significato cambiare il rapporto con le persone, con l'utenza che avevi, e poi è cambiato anche all'interno, per cui una categoria in difficoltà nell'uso dei social, di internet, è cominciata a partire questa macchina di utilizzo attraverso le videoconferenze, per cui si è innescato un meccanismo di forte spinta all'uso delle telecomunicazioni, delle videoconferenze, delle videochiamate, e questo ha spinto le persone, i nostri militanti, ad accrescere la loro professionalità anche sull'uso dei media. Tanto è che oggi abbiamo costituito per la prima volta 500 militanti che intervengono su Facebook, tu lanci un messaggio, lo rilanciano, e per cui li chiamiamo i militanti digitali, insomma. Questo consente di avere velocemente un rapporto con chi rappresenti. Poi certo non sostituisce il rapporto diretto con la persona, quello è un punto di criticità, e si è sofferto molto l'idea di non poter aprire le sedi, non avere il rapporto con la persona, anche se diciamo delle attività sono rimaste in piedi. L'anno scolastico è partito con dubbi e incertezze. Come ogni anno ci sono ritardi nella composizione degli organici, ritardi che la pandemia ha moltiplicato. La necessità di aule meno affollate ha portato gli istituti ad aumentare le sezioni. Tutto questo però ha causato una forte carenza di organico e la massiccia chiamata di supplenti. In totale saranno circa 200.000 quelli che consentiranno il normale svolgimento delle lezioni. Una condizione, quella dei supplenti, di precarietà e di stipendi interrotti durante i mesi estivi. Per questo è necessario regolarizzare almeno coloro che da 3 anni insegnano e non hanno un contratto stabile. Le donne nel mondo del lavoro sono svantaggiate. Ancora oggi, nel 2020, questa è la realtà. I posti di vertice spesso sono a loro preclusi e il gender pay gap è qualcosa di inaccettabile, ma purtroppo molto diffuso. Tutto ciò è stato amplificato dalla pandemia, che ha messo ancora più in evidenza le differenze di trattamento tra uomini e donne. La pandemia ha accelerato e reso evidente una
disuguaglianza nel mercato del lavoro e nella società, che era già nel nostro paese fortissima ed eccessiva. Quindi sono convinta che il tema della centralità dell'occupazione femminile e il tema del ruolo delle donne nella società, non solo in termini di occupazione, debba essere al centro delle politiche pubbliche e quindi anche delle scelte economiche che il paese si deve apprestare a fare in questa fase di ripartenza. Ma su cosa si dovrebbero concentrare le politiche economiche del governo per risolvere questa emergenza? Il primo ambito nel quale insistere è, credo, uno straordinario piano per l'occupazione che deve essere prioritariamente orientato alle donne e ai giovani. Perché non c'è solo un problema di sottooccupazione o di difficoltà di conciliazione, ma c'è anche un grande tema di qualità dell'occupazione femminile, cioè la ripresa dell'occupazione che noi abbiamo visto negli ultimi anni delle donne, che ha portato il tasso di occupazione oltre il 42%, è però fatta in grossa parte di lavoro precario, lavoro povero e di tantissimo part-time involontario. Questo è un elemento che, quando le donne sono costrette a scegliere, spesso lo fanno solo loro, fra conciliazione della vita e in particolare dei carichi familiari e lavoro, scelgono per i carichi familiari. Quindi uno straordinario piano di occupazione, ma occupazione che sia di qualità. Un paese che vuole progredire deve garantire un lavoro stabile e ben retribuito a tutti, soprattutto alle donne. Per oggi è tutto. L'appuntamento è alla prossima puntata, dove analizzeremo ancora il mondo del lavoro e le sue storie. Questa è Tele Iblea. Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat Professional. Alla SCAR sono inoltre disponibili i tanti modelli dei prestigiosi marchi del gruppo FCA, dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Jeep alla Maserati e all'Abarth. Il nostro personale competente e attento è pronto a guidarti nelle scelte, consigliando piani di finanziamento e rate personalizzate per ogni esigenza. Puoi trovare la tua auto anche tra le tante proposte del reparto dell'usato. Il servizio per i clienti SCAR infatti continua dopo l'acquisto. Personale altamente qualificato e ricambi originali assicurano interventi rapidi ed affidabili. Oggi come ieri e domani, il gruppo SCAR vuole essere una parte attiva dello sviluppo Ibleo, contribuendo con esperienza e professionalità alla ripresa economica del territorio. Gruppo SCAR, via Achille Grandi 169, Ragusa. Telefono 0932 22 65 11. Molte persone si accorgono dell'importanza delle agenzie di viaggio solo quando si verifica un problema o comunque hanno un imprevisto di viaggio. Ma quando ciò accade, poche cose sono più rassicuranti di potersi rivolgere ad un professionista che sa esattamente cosa fare, come e quando farlo. Ecco perché l'agenzia di viaggi Herea Tours di Ragusa, grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza, svolge un ruolo sociale ed essenziale in ogni momento della sua attività, sia quando vende un prodotto turistico, sia quando si tratta di risolvere i tanti problemi che si presentano in questi momenti di crisi. Dalle prenotazioni incerte alle cancellazioni, dal cambio dei piani di volo alle truffe online o addirittura quando occorre riportare i clienti a casa, al sicuro da ogni parte del mondo. Affidati con tranquillità all'Herea Tours di Ragusa, per ogni esigenza e per ogni tipologia di viaggi, dalla vacanza al lavoro alla luna di miele. Troverai disponibilità e competenza, ricordando che il viaggiatore che parte assistito dall'Herea Tours non è mai solo ed ha un angelo custode sempre al suo fianco. Herea Tours, via Risorgimento 4, Ragusa.
Telefono 0932 65 34 80. Questa è Teleiblea.